io ti guardo, tu mi guardi, è vero amore. Non importa se io sono già in pensione, ma il mio fascino si sa, non l'ho perduto. Tu mi guardi e mi riguardi a brutto muso. Giovane ragazza universitaria, hai 20 anni ma ti ho fatta innamorare. Sarà il mio profumo che pervade. Ciao a tutti amici dell'Astronave, bentornati a Diario di Bordo. Prima di presentarvi gli ospiti di oggi, vi ricordo, se volete, di iscrivervi al nostro canale YouTube. Oggi ospiti qui con noi abbiamo i Kappa Bro. Ciao ragazzi! Ciao, ciao Allegra! Ciao Diego, ciao Ale, ciao Giorgio, come ciao. Va? Benvenuti agli amici ascoltatori di YouTube. Benvenuti a voi ragazzi, un piacere Grazie. Avervi con noi oggi, ma da cosa siete vestiti? Prima eravate vestiti normali, cos'è successo? Allora sì, tu ci hai conosciuti in borghese, diciamo, quindi capisco il tuo straniamento adesso, ma in realtà questa è la nostra uniforme ufficiale di gioco. Ma anche Giorgio è vestito così, perché io Giorgio non lo vedo. Sì, anche Giorgio deve per forza essere vestito così per poter suonare, altrimenti... Da contratto. Sì. Da contratto? Sì. Esattamente. Benissimo. Allora Diego, so che suonate da 7-8 anni ormai insieme, giusto? Suoniamo da quasi 8 anni, ad aprile sono 8 anni. Ma io in realtà ho cominciato prima a suonare, cioè facevo le medie e suonavo. Tu infatti sei l'unico professionista tra noi. Esatto. Voi siete tutti improvvisati. Noi stiamo ancora provando, diciamo che ci arrabattiamo, speriamo un giorno di poter diventare come Alessandro. Io ve lo auguro ragazzi, sinceramente ve lo auguro. So che siete molto emozionati oggi e contenti di essere qui con noi. Allora, più emozionati che contenti. Più emozionati. Allora speriamo a fine puntata anche contenti magari. Speriamo sì a fine puntata di essere riusciti a raggiungere il nostro obiettivo, ovvero i 10 likes sul video. Senti Diego, vuoi presentare brevemente i componenti della band? Allora me li hai già spoilerati in realtà, però io li presento comunque per dovere di cronaca. Sì. Abbiamo alla batteria con il numero 21 Giorgio. Grazie ragazzi. Ok. Alla chitarra elettrica con il numero 1+8 Alessandro. Sono io, è tutto vero. Ciao. Sì. E poi ci sono io che ho il numero 44. Senti, poi 44 144 8+1 mi spiegherete anche questa cabala di numeri perché adesso mi intriga molto, ma vi lascio al prossimo pezzo che si intitola Un cane difettoso. A voi. Thank you.
Io non sono un gatto, io non sono un topo, io sono un altro animale. E ululo tutto il giorno e abbaio tutta la notte, io non sono un cane normale. 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 Non sono stato preso da un canile o per strada, io sono un cane chic come una borsa di Prada. Io amo i ristoranti, giardini, il mio pedigree mostra radici lontane, i miei erano sardi ma di origini pakistane, la mia razza è pura come l'aria che respiro, ma sono delicato, forse peggio di un bambino. Sono un cane difettoso, è questa la mia storia. E anche oggi ho la febbre. Dai, portatemi all'ospedale. I miei padroncini sono gente futurista, han preferito me ad un marmocchio nichilista. Ma pochi mesi dopo sembrano essersi pentiti, costo come una Ferrari tra dottori assistiti. Per dire, il mese scorso son diventato verde e la fronte era un bollore, ma i giorni in terapia hanno dato buoni frutti. So che ho mal di testa, vedo poco e faccio i rutti. Sono un cane difettoso, è questa la mia storia. Sono stato sempre male, da che ne ho memoria. Sono un cane difettoso, che cosa ci vuoi fare? Dai, portatemi all'ospedale. Sono un cane difettoso, è questa la mia storia. Sono stato sempre male, da che ne ho memoria. Sono un cane difettoso, che cosa ci vuoi fare? E anche oggi ho la febbre. Dai, portatemi all'ospedale. Alla chitarra c'era il chitarrista dei Maneskin. Ciao ragazzi, viva! Un applauso viva. Virtuale. Benissimo, andiamo avanti con una canzone che parla di sesso. Su YouTube censureremo le parti più oscene. La canzone parla di un uomo, un ragazzo, che si innamora perdutamente della sua autovettura. Il brano si intitola in maniera del tutto didascalica, insomma, autoerotismo. E fa così. Schiazza, sì, però di certo è la meglio sulla piazza. A due fianchi da paura quando sulle mini gonne, sai, non sono il tipo che impazzisce per le donne. Ma lei sa come prendermi, con lei io devo arrendermi, non riesco più a difendermi.
fermiamo, io le apro la portiera e sto lì a fissarla almeno per una mezz'ora. I suoi occhi due fanali che si illuminano al buio, il suo sguardo è inossidabile come acciaio. E lei sa come prendermi con lei, io devo arrendermi. Inclusi nel pacchetto e quattro cerchi Lega al posto del cerchietto, in più con l'ABS mi fa sentire al top e non mi fermeranno più nemmeno ad uno stop. Senza interruzioni, che espressione magnifica! Quante cose vengono meglio senza interruzioni? Dormire senza interruzioni, gustarsi un gelato senza interruzioni e adesso anche ascoltare musica senza interruzioni. Grazie alla prova gratuita di Spotify Premium, per 30 giorni puoi ascoltare tutti i brani e le playlist che vuoi senza interruzioni pubblicitarie. Pronto per passare a Premium? Clicca subito sul banner per saperne di più. Perché lei mi fa sentire bene, di lei mi so fidare. Lei mi aspetta tutte le ore ferma sotto al mio balcone. Lei mi fa sentire bene, ora so cosa vuol dire. Applausi. Cari amici, siamo arrivati al punto di snodo della nostra scaletta. Questa prossima canzone si intitola Viva la Revolución ed è stata scritta dal Che Guevara in persona. Mi faccio un selfie, lo posto su Facebook. Sopra ci scrivo che con il nuovo look son pronto a guidare l'intera nazione. Già che ci sono lo scrivo su Twitter, che voglio fare saltare tutto in R e tutti i politici a calci prendere. Poi dopo pubblico un tutorial su YouTube, su YouPorn, mi alzo in fretta e butto via i popcorn, venendo ben stretto il mio amato smartphone. Chiamo gli amici a raccolta su WhatsApp, si è sparsa voce, si dice ci sia un'app apposta per fare la rivoluzione. Evviva, evviva la
Thanks a lot, last one ever car stereo. Thanks a lot, you guys. Bene, ora facciamo un'altra canzone che parla d'amore, come la maggior parte di quelle presenti all'interno del nostro repertorio. Ma questo è un brano che parla di un amore un po' particolare, un amore terminato con un finale acre. Una ragazza di nome Clarissa si innamorò moltissimo di me, ma io dovetti rifiutarla. Ora vi spiego il motivo. Clarissa, nel bel mezzo di una rissa, però scoperto solo dopo che l'aveva accesa. Lei teneva sotto scacco tre camionisti di Pompei e all'improvviso un bel diretto si stampò sui denti miei. Clarissa allora corse verso me, ma io subito scappai da lei per non finire male come quei tre brutti ceffi di Pompei. E allora, ai 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 ai, Clarissa cosa fai? Lo sai che ai 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 ai, se mi prendi sono guai. E allora, ai 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 ai, Clarissa cosa fai? Lo sai che ai 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 ai, io non sono di Pompei. In un istante Clarissa, mi offrì da bere per scusarsi della strana situazione. Quel che successe poi io lascio immaginarlo a voi. Vi dirò solo che la cosa si risolse fra di noi. Clarissa aveva un debole per me, ma io non potevo star con lei. Clarissa era un donnone palestrato di 2,06 m. E allora, ai 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 ai, Clarissa cosa fai? Lo sai che ai 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 ai, se mi stringi sono guai. E allora, ai 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 ai, Clarissa cosa fai? Lo sai che ai 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 ai, tanto male tu mi fai? Con la tua stretta forte mi bracchi al collo e poi mi manca l'aria e cado ai piedi tuoi. Tu mi guardi stupita e poi mi ritiri su con la delicatezza di una gru. Di una gru? E allora, ai 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 ai, Clarissa cosa fai?
grazie mille a tutti. Scatenatissimi, capa bro, e anche snodatissimi, insomma. Complimenti. Insomma, grazie. La schiena un po' comincia ad accusare. È l'umidità. Quanto vi manca suonare dal vivo, ragazzi? Insomma, poco, la scena la tenete bene. No, lo stiamo facendo adesso, quindi questo vale tutti i concerti non fatti nel 2020, 2021 e 2022. Recuperiamo così, anche perché non abbiamo più, insomma, un'età che ci consente di fare tanti live, quindi adesso abbiamo deciso che d'ora in poi ne faremo uno ogni due anni. Ma in realtà neanche più stimoli, direi. Cioè, no. Dopo... Vabbè, dai, c'è pur sempre il Voltaren nel giorno dopo, dai, adesso non drammatizziamo. Senti, Diego, voi toccate tanti temi, adesso scherzi a parte, però, insomma, diciamo che la vostra musica fa riflettere anche abbastanza, perché questo modo ironico e dissacrante di parlare di alcune cose, insomma, per chi lo coglie poi diventa anche abbastanza tragicomico. Sì, cioè, diciamo... È il vostro... cioè, ci fate apposta oppure me ne sono accorta solo io? No, allora, non ci facciamo apposta, è una cosa che viene dal nostro inconscio. Noi dormendo sogniamo le canzoni. E quindi la maggior parte delle canzoni sono state scritte dal nostro inconscio. Poi la mattina, quando ci svegliamo, il nostro inconscio trascrive esattamente su partitura ogni singola nota e pausa con annesso il testo, e ecco, da lì in poi è tutto con un filo di gas, insomma. C'è un inconscio solo che scrive oppure tutti? No, e tutti tre. E tre. Tutti e tre. Insieme. Cioè, ci svegliamo e ci telefoniamo per la trascrizione della canzone. Quindi canalizzate. Quindi è l'inconscio dal titolo anche ai brani? No, quello noi. Quello voi. Sì, quello. Quindi vi siete divisi bene i compiti? Sì, esatto. Scusa, ma i numeri invece sulle divise da rugbisti? Sono il nostro numero di telefono. Se li metti, devi capire la giusta combinazione. Esatto. Poi c'è qualche moltiplicazione, divisione, multipli, sottomultipli. Aspetta che lo segniamo per le telespettatrici a casa. Esatto. Il mio più, infatti, è per il prefisso davanti, per chi chiama da fuori. È tutto vero. Vostri progetti musicali, so che, insomma, allora, due mesi fa è uscito un bel singolo. Me ne vuoi parlare, sì, Diego? Sì, è uscito questo singolo che si intitola 2020 e parla appunto di un anno che abbiamo vissuto tutti quanti e che è stato, insomma, un anno di cambiamenti, chi in meglio, chi in peggio, ma adesso comunque, oltre a questo, abbiamo anche in cantiere altri pezzi che probabilmente butteremo fuori a breve, ci stiamo lavorando. È quasi un disco, però non è ancora un disco, non ha una forma, diciamo, sono 5 canzoni, forse anche un po' di più, ora dipende da quello che ci gira per la testa nel prossimo futuro. Butteremo fuori questi brani e chi avrà piacere li ascolterà, ma dopo questo ci dedicheremo alla caccia e alla pesca, se non ci abrogheranno la caccia con il prossimo referendum. Quindi no all'evoluzione, votate della no, caccia, no. Assolutamente no, votate no. Io non ho detto nulla. Lo dico io. Tu, Giorgio, sei più per la caccia o per la pesca? Io per il divano. Fantastico, sì. La bocca della verità. Sì. Quindi questo singolo 2020, Diego, è anch'esso figlio della quarantena? È in parte figlio della quarantena, nasce dalla quarantena, si sviluppa dopo la quarantena. E poi, ecco, appunto, siamo riusciti a metterci in mano effettivamente durante quest'anno, quindi era già un pezzo anacronistico. È più un aborto che un figlio, direi. Vabbè, è già storia, perché siamo nel 2021, quasi 2022, vabbè, ma il tempo sì, è relativo, è dai. È un brano di carattere storico che spero ritireranno fuori i nostri discendenti nel 2060, 2070 e diranno, ah, vedi però come vivevano sigava, bro. Questi pazzoidi. Ce lo fate ascoltare? Ve lo facciamo ascoltare, aspetta un attimo che faccio una regolazione tecnica. Vai. La facci, l'aveva già fatto. Fatta. Allora, ho appena fatto la regolazione tecnica, si può procedere. Io non sono sicuro che lei l'abbia fatta la regolazione tecnica. Proviamo di non nuovo. L'ho fatta, no scusa. Avevo un dubbio. Ecco, ora penso che l'abbia fatta questa. È bravissimo, incredibile. C'è una suspense qua dentro. Un applauso bravo, al nostro bravo. Maestro che Vamos ha fatto allora. La regolazione tecnica. Andiamo ragazzi, la facciamo. Va bene. Siamo in Italia nel 2020, paese grande di menti brillanti. Tutti ci invidiano l'arte, la storia, il rinascimento, la fama, la gloria. Ma qualcosa ultimamente è cambiato, ci siamo resi conto, qualcuno ha sbagliato. Per questo noi manifestiamo,
se la terra è tonda perché non cadiamo. Per ogni dogma apriamo una discussione, il popolo è sovrano ed ha sempre ragione, assolutamente e in ogni occasione. Galileo non aveva ragione, Galileo non aveva capito che non stava guardando la luna, Galileo si guardava il dito. Nelle piazze i cortei contro i vaccini, le mamme arrabbiate insieme ai bambini sostengono che con l'iniezione poi il figlio diventi un pochino coglione. Social c'è il gruppo, basta mascherina, il virus è stato inventato in Cina, obbligati a fare un tampone, ma un problema resta l'immigrazione. Sono d'accordo con questa asserzione, ma darei la vita per la tua opinione, diceva Voltaire, marcito in prigione. Galileo, 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 Galileo. Grazie ai fantastici Capa Bro. Evviva! Grazie, grazie a voi. Ragazzi di essere stati qui con grazie noi. Grazie a voi. Io ringrazio tutti quelli che stanno sostenendo il nostro canale, che ci aiutano a farlo crescere. Ringrazio lo staff dell'astronave e soprattutto se qualcuno da casa ha capito qual è il numero di telefono di Capa Bro, che lo scrivesse nei commenti. Io vi mando un bacio, un abbraccio e ci vediamo presto. Ciao. Ciao. Ciao.